In quei giorni siamo alla linea 21 lettera A, colonna di destra, perché per me sarebbe molto più onesto leggere la sinistra. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, quella parola numero scritta in piccolino perché nel testo greco non c'è, poi ho detto, ma chi se ne importa, lo stampo così e casomai se ci sono dei rilievi li faccio notare, perché volevo passare in rassegna questo tipo di traduzione che non è la traduzione della CEI, perché la CEI è un pochettino più lanterna. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, gli ellenisti cominciarono a mormorare contro gli ebrei perché venivano trascurate nella distribuzione quotidiana le loro vedove. Andate alla lettera F greca, leggete la terza parola. È diaconia, non è distribuzione, è servizio. Allora i dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Cercate piuttosto in mezzo a voi, fratelli, sette uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, che proprio porremo a questo servizio. Così noi, alla preghiera e al ministero della parola, ci dedicheremo pienamente. Qui io ho fatto un piccola metatesi, perché il testo italiano corrisponde al testo greco. Questa proposta piacque a tutta l'assemblea, scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse, Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Questo è il testo. Adesso proviamo brevemente a vedere qual è la dinamica del testo. Chi si accorge che le cose non funzionano nella comunità? Gli ellenisti, i greci, convertiti, anzi gli ebrei di lingua greca convertiti al cristianesimo, perché gli ellenisti sarebbero questi, invece i greci sono gli ellenes. Traducendo i termini contemporanei, i laici, sono i laici che si accorgono che c'è qualcosa che non funziona nella Chiesa. Ora, c'è da domandarsi se oggi i laici vedono se c'è qualcosa che non funziona nella Chiesa. E se la risposta è positiva, come mai chi è responsabile della Chiesa non riesce a recepire questo disagio dei laici? Perché nel testo, se notate, al versetto 2 si dice: allora i dodici, che vuol dire che i dodici hanno recepito questo disagio, sono stati attenti. Certamente nella situazione odierna questa comunione tra laici e responsabili della Chiesa non sempre è una comunicazione fluida, un po' perché i laici non sono tra loro ben amalgamati. Noi abbiamo qualche punta che si fa viva presso il vescovo e giustamente il vescovo per prudenza dice: questa è l'opinione di queste persone, dietro a queste persone quante altre persone ci sono? Perché se dietro a queste persone c'è una diocesi nella sua maggioranza, allora è chiaro che è qualche cosa di cui tener conto. Diversamente, è l'opinione solo di qualcuno, e l'opinione di qualcuno non è sempre sano imporla a tutta la comunità. Questo potrebbe essere un motivo, ma forse potrebbe essercene anche un altro, o tanti altri.
motivo secondo il quale esiste un confine che passa sopra i nostri capelli e sotto la suola delle scarpe dei vescovi. Loro sono chiesa docente, noi siamo chiesa. Anch'io sono chiesa discepoli, perché la linea di confine non è un titolo accademico, la linea di confine è l'ordinazione a vescovo o no. E quindi qui dentro siamo tutti chiesa discente, chiesa che impara. Vescovi, cardinali, papa, neanche tutti i cardinali. Per esempio il cardinale Lamoine non è chiesa docente, perché è rimasto verde, non è vescovo. Detto questo, noi allora dobbiamo dire che qualche volta la chiesa docente, non sempre fedele ai dettami del concilio, forse fa un po' di orecchio da mercante, o perché non ritiene opportuno certe nostre richieste, o perché è legata a una certa consuetudine, o perché. C'è però un dato, che nel testo esiste questo dialogo tra il mondo del laico e il mondo dell'episcopo. Qual è la decisione? E qual è il criterio con cui viene presa la decisione? Se notate, i dodici non mettono in discussione il parere degli ordinisti, che non sono tutta la comunità. Perché la comunità è fatta dagli ellenisti, cioè da ebrei di lingua greca convertiti al cristianesimo, e da ebrei di lingua ebraica convertiti al cristianesimo. La comunità è fatta da due gruppi, lo dice il testo. Gli ellenisti cominciarono a mormorare contro gli ebrei, sono i cristiani di lingua ebraica, perché venivano trascurate nella distribuzione quotidiana le loro verbe. Quindi è solo una parte del laicato che si ribella alla situazione. I dodici accolgono, dicono sì, le cose non possono funzionare così, e stabiliscono il motivo per cui occorre fare un rinnovamento della comunità. Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio, perché questo è il mandato che Gesù ha dato ai dodici. Se voi andate a vedere Matteo, capitolo 28, dal versetto 16 al 20, si narra l'incontro di Gesù risorto con i suoi, gli undici, il quale dice loro: andate e fate miei discepoli tutte le genti. Questo è il ministero della parola. Allora giustamente gli apostoli dicono: noi non possiamo rinunciare a questo ministero per preoccuparci del servizio delle mense. Cercate piuttosto uomini e poi dare caratteristiche: buona fama e pleis pneumatos kai sophias, traduzione letterale, pieni di spirito e di sapienza. Classica costruzione per dire piena di spirito di sapienza, è un enviato. Sono due le parole, ma il concetto è uno solo. In altre parole, piene di fede, piene di Spirito Santo, piene di sapienza. Tre sono le caratteristiche che sono necessarie perché uno venga promosso a questa novità che il Magistero di allora aveva scelto esistesse. Dunque, buona fama.
posso avere anche una persona bravissima all'interno della comunità, ma che presso il tessuto sociale non ha nessuna stima. In questo caso questa persona viene messa da parte perché le caratteristiche devono essere buona fama, sapienza. E poi se andate a vedere la linea Y, che è una caratteristica di Stefano, anche di Spirito Santo. Chi giudica queste caratteristiche? La comunità cristiana. Oggi le cose sono leggermente diverse, non molto, ma sono leggermente diverse perché un candidato al diaconato oggi a San Tarziano di Torre, Ilario Tarziano di Torre, viene ordinato un diacono. Da chi è stato approvato? Diacono. Allora qual è il procedimento? Svegliamo gli arcani, non c'è nessun arcano. Il vescovo raduna i professori del seminario e chiede loro una valutazione, e questa valutazione viene fatta in segreto, cioè tutti quanti stiamo lì, il vescovo arriva, prende nota, io conosco l'opinione che ha dato il mio collega, i miei colleghi conoscono l'opinione che ho dato io, ma finito l'incontro si chiude, si tace. Naturalmente ognuno di noi ha detto sì o no. Dicendo sì deve dire il motivo per cui dice sì, sia a livello intellettuale, sia a livello formativo, di carattere, di capacità, di relazioni umane, eccetera. Sia chi dice no deve dare le sue motivazioni, perché non viene accettato un sì e un no se non c'è un perché. E il vescovo scrive. Dopodiché il giudizio finale non è fatto dalla somma dei sì o dei no, ma è fatto dalle motivazioni che il vescovo si è annotato, ma la decisione è solo sua. Non esiste una decisione nostra. Tenete presente che accanto a noi si esprime anche il rettore, gli educatori che ha avuto questo giovane. Quindi viene vagliato da più persone, ma che non siete voi. Le pubblicazioni allora come vengono fatte in chiesa? Certo, se c'è qualche cosa che obietta l'ordinazione, allora i laici si fanno avanti e dicono questo qui ha ammazzato, questo qui ha amante 10 figli, mi spiego? Ma capite che è un giudizio in forma negativa, cioè se c'è qualche cosa che impedisce si parla, ma il criterio di idoneità che va? Il vescovo che si fonda su quello che diciamo noi. Ecco, io penso che questo sia una cosa buona che potrebbe essere perfezionata. Io pensavo di un adulto. Beh, dopo i 18 anni in Italia siamo adulti. No, no, il diavolo è sposato. Ci sono degli sposati. Sì, ecco, su questi, su questi ci sono procedimenti molto più facilitati. Molto più facilitati. Anche in questo caso il vescovo prende notizie, ma solo da 2 o 3 persone, non di più. Anche. Va bene.
discorso molto semplificato proprio per non creare ostacoli alla nostra conversazione. Gesù Cristo consegna al collegio apostolico il sacerdozio, una bella torta tutta intera. Il collegio apostolico decide di frazionare in tre questo sacerdozio. La parte più cospicua è l'episcopos, un'altra parte piuttosto consistente è il presbitero, un'altra parte non molto grande è il diacono. Episcopo, presbitero, diacono. Questo è l'ordine sacro. Cioè questo è il sacerdozio che Cristo ha dato tutto intero alla comunità dei dodici. E il collegio apostolico ha pensato di articolarlo in queste tre forme. Poteva articolarlo in due forme. Poteva tenerlo tutto quanto unito e ordinare solo vescovi. Poteva articolarlo in 10 unità. Il collegio apostolico ha deciso in 3, punto chiuso. Mi spiego? Per cui fin dall'inizio noi troviamo testimonianza proprio nelle lettere pauline che esistono questi tre ordini, chiamiamoli così per brevità, che gestiscono la Chiesa: l'Episcopo, il Presbitero e il Diacono. Nel Nuovo Testamento c'è una netta differenza fra Diacono e Presbitero ed Episcopo. Mentre invece nel Nuovo Testamento non c'è una netta differenza fra episcopo e presbitero. E ancora oggi non è facile stabilire a livello teologico la differenza fra il vescovo e un prete. Perché possiate capire questo, un piccolo esempio. Se io dicessi a voi celebrate messa, quella messa comporta la presenza reale di Cristo, quella che celebrate voi? No. Il vescovo però dice al prete tu vai e cresima. E quella cresima? Nella storia abbiamo avuto casi in cui un prete, un abate di un monastero, ha ordinato un altro prete e la Chiesa non ha mai dichiarato invalida quell'ordinazione. Allora, sotto il profilo teologico-sacramentale, qual è la differenza tra prete e presbitero? Io sono stato contento che a me non l'abbiano chiesto, che non avesse potuto rispondere, perché è veramente difficile a livello teologico sacramentale stabilire la differenza, mentre sotto il profilo giuridico è facilissimo, sotto il profilo magisteriale è facilissimo, sotto il profilo teologico sacramentale non è facile. Voi vedete per esempio che Paolo nel discorso di Mileto, parlando ai responsabili della comunità di Efeso, prima li chiama i presbiteri, poi li chiama episcopi, lo stesso gruppo. È un problema, è inutile nasconderselo, però ci deve essere una differenza, perché la Chiesa nascente non ha mai avuto il pressapochismo del vocabolario, mai. Quindi se qualcuno li ha chiamati presbiteri c'è un motivo, e se qualcuno li ha chiamati episcopi c'è un motivo. Noi possiamo in maniera molto breve e generica dire così: senz'altro l'episcopo aveva una missione di decisionalità e di autorità nella comunità. Su questo non ci piove sopra. I presbiteri avevano il compito di essere la longa manus dell'episcopo.
cinque messe. Allora l'Episcopo celebra nella Domus Ecclesiae Principale presbiteri alle altre. C'è un gesto nella messa che permane ancora oggi e che nessuno sa perché lo si fa. Se voi chiedete ai preti, su 100 preti, 10 ve lo spiegano, 90 dicono non lo so, è prescritto, io lo faccio. Cric, crac, crac. Quel pezzettino lì, che oggi viene misticamente concepito come l'unione del corpo e del sangue di Cristo, nella Chiesa antica era invece qualche cosa di stupendo. Quando il Vescovo di Roma celebrava e gli altri presbiteri questa ora celebravano nelle altre stazioni, i diaconi a cavallo portavano un frammento della messa del Papa a ciascuna comunità che stava celebrando quel presbitero, per indicare che quelle messe che venivano celebrate dai presbiteri era la stessa messa del Vescovo. Come? No, era un segno di comunione. Cioè quel pezzettino che noi mettiamo nel calice, io avrei dovuto riceverlo da Ovidio, perché io in quel momento rappresento Ovidio che celebra con voi. Cioè il presbitero, nella concezione che si è sviluppata dalla Chiesa nascente, non è altro che la presenza del vescovo nelle varie situazioni in cui il vescovo materialmente non può essere presente. In altre parole, il presbiterato sembra essere l'estroflessione, il prolungamento del ministero episcopale dell'uomo Ovidio Poletto. Quindi io non posso non essere in comunione col mio vescovo. Non è concepibile la posizione di Don Enzo Maxi dell'Isolotto di Firenze. Poi nella Chiesa succede di tutto, di più, perché la fantasia nella Chiesa è infinita. Ma è per questo che si prega il vescovo. Ma se capisce? Se mi permettete una parentesi, chiedo scusa Presidente. Se voi andate nelle comunità di Grottaferrata, di Piana degli Albanesi, si prega per tutti e due. Si prega per il patriarca di Costantinopoli e per il Papa, perché loro sono greco-cattolici. E il Papa di Roma non ha mai voluto